Io sono Alex Steli e vi saluto qui al FEVI in Locarno per l'Assemblea Generale. Questo, sfortunatamente, questa frase non è realtà. Quindi vi saluto tutti in questo modo virtuale. Vi ringrazio per il vostro sostegno a Tavolino Magico anche in questo tempo e spero di incontrarvi presto in un'altra occasione personalmente e in ottimo saluto. Ho qui Mina Dolebuono con alcune domande. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. L'11 maggio il Consiglio federale ha allentato i provvedimenti. Cosa significa per noi, per Tavolino Magico e per la distribuzione di cibo? Se lo desiderano, ai oltre 65 anni è consentito di tornare ai centri di distribuzione e di distribuire cibo. Grazie al nostro nuovo piano di distribuzione può essere garantita la protezione della salute, rispettando le regole igieniche e tenendo le distanze. Ogni volontario decide autonomamente se vuole tornare al centro di distribuzione. È importante che chi ha una malattia infettiva resta a casa. Certo. Il team decide di riaprire il centro. Come devono procedere e quanto tempo ci vuole per riaprire? Contattate i responsabili della piattaforma di Catenazzo e dopo abbiamo bisogno di alcune settimane per riaprire perché dobbiamo prendere in considerazione la capacità delle risorse umane. E anche la disponibilità della logistica, dei prodotti e anche dei volontari ai CD. Perché se una parte del team vuole riaprire ma non hanno abbastanza volontari, cosa devono fare? Per noi è molto importante che siano i volontari a decidere liberamente quando tornare al centro di distribuzione. Viviamo una grande solidarietà da parte delle chiese ma anche dai comuni. Magari sarebbero anche disposti a dare una mano. Forse vale la pena di chiedere personalmente se c'è bisogno. E se il team decide di non aprire, se non se la sentono, non sono ancora pronti, cosa devono fare? Non c'è nessun obbligo di riaprire. Ogni volontario è libero di decidere quando tornare al centro di distribuzione. Vi chiediamo di informare i responsabili della piattaforma della vostra decisione e della vostra pianificazione della vostra centro di distribuzione. Grazie Alex e grazie a tutti. Auguro a tutti noi e a tutti voi tanta salute e buon procedimento. Grazie mille.